Questa attività è realizzata nell'ambito del Piano di Formazione Nazionale 2024 del PROMIS. Il modulo 4 è un laboratorio di approfondimento per la gestione dei fondi SIE e intende trasferire conoscenze sulla gestione delle procedure a titolarità, il cui beneficiario è la struttura che gestisce il programma. Gli obiettivi del modulo sono: fornire approfondimenti tematici sugli strumenti attuativi della politica di coesione, trasferire competenze specialistiche su alcuni dei processi di attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei fondi SIE, supportare azioni concrete di sinergia tra i beneficiari delle regioni coinvolte nell'attuazione del PNS per costruire politiche di sistema. In questo video verranno fornite indicazioni in merito agli obblighi della comunicazione delle operazioni di importanza strategica. Le operazioni di importanza strategica sono una novità della programmazione europea 2021-2027 e sono definite all'articolo 2,5 del regolamento UE 2021-1060. Si definisce operazione di importanza strategica un'operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione. La lista delle operazioni di importanza strategica è riportata nell'appendice 3 del programma, insieme alle seguenti informazioni. Breve descrizione budget indicativo presunta data di avvio e chiusura qualunque altra informazione di rilievo. Per il Programma Nazionale Equità in Salute, le operazioni di importanza strategica sono: attivazione sperimentale di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati, PTRP. Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi di screening oncologico attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico strumentale. Per le operazioni di importanza strategica è obbligatorio garantire la visibilità del sostegno ricevuto, organizzare un evento con il coinvolgimento della commissione e dell'autorità di gestione. È sempre responsabilità dei beneficiari adempiere alla necessità di rendere conoscibile il sostegno fornito dai fondi all'operazione. Le responsabilità del beneficiario sono: assicurare la realizzazione dell'evento e dell'attività di comunicazione, assicurare il rispetto dei tempi di preavviso, ovvero un mese prima della sua realizzazione, assicurare il coinvolgimento della Commissione europea e del coordinamento nazionale, per il tramite dell'autorità di gestione, assicurare il massimo aggiornamento e inserimento delle informazioni necessarie all'AGI per popolare la propria area web relative alle operazioni di importanza strategica. Qui è rappresentato il modello di comunicazione a piramide rovesciata applicato ai flussi informativi delle operazioni di importanza strategica. Questo modello consente non solo l'efficace comunicazione, a monte, nei confronti della Commissione europea, ma anche una organizzazione del flusso di raccolta di iniziative e informazioni provenienti da beneficiari e organismi intermedi, da parte delle autorità di gestione che, potrà quindi assicurare, il corretto e necessario trasferimento delle informazioni al responsabile unico. La Commissione europea ha preparato un toolbox per la comunicazione delle operazioni di interesse strategico. Tra i suggerimenti forniti, adottare un approccio alla comunicazione a 360 gradi, tradurre le politiche in risultati concreti, coinvolgere le autorità di gestione, rappresentanti della Commissione e altri rappresentanti dei media, lavorare con i giornalisti e creare opportunità per i media e i giornali per incrementare la visibilità dell'evento, assicurarsi di raggiungere i destinatari, anche quelli che non sono a conoscenza dei progetti europei, garantire il corretto utilizzo dei social media, prima, dopo e durante l'evento o attività, avere il supporto delle autorità di gestione.